Palermo, luogo d'arte, di colori e di contraddizioni, è una delle città siciliane che porta avanti una splendida tradizione fatta di pupi, paladini, battaglie e storie d'amore che si svolgono tra piccoli teatrini e minuscole putie. L'opera dei pupi, patrimonio UNESCO dal 2008, trova in realtà le sue radici nel lontano Settecento. Una forma teatrale che si espande a macchia d'olio in tutta l'isola, con tantissime persone che dalle piazze ai teatri si godono le gesta del ciclo carolingio, la Gerusalemme liberata, o che semplicemente si esaltavano, come faceva mio nonno, al solo grido di Bradamante! Parlare di pupi in un'era digitale può sembrare anacronistico, ma ancora oggi le abbagnate durante le scene d'azione, lo sbattere i piedi durante i combattimenti o la melodia incerta e sognante di un pianino possono rievocare immagini antiche, ricordi di infanzia ormai lontani. In un mondo che si muove alla velocità della luce c'è chi ancora fa di tutto per mantenere e preservare una tradizione storica che non può e non deve scomparire. Esistono infatti pupari e teatri in tutta la Sicilia. Pensiamo ad esempio al teatrino El Dorado di Siracusa, oggi conosciuto come Piccolo Teatro dei Pupi, passando poi per Catania con la storica famiglia Napoli e il Teatro Etna, o ancora Caltagirone con il Teatro di Discesa Verdumai. Oggi vi parlo di un uomo che ogni giorno, pioggia o sole, estate o inverno, apre le porte del suo laboratorio lungo Corso Vittorio Emanuele, a due passi dalla splendida Cattedrale di Palermo. Accende il fornelletto, afferra il suo martello e inizia a dare vita ai suoi pupi, ogni singolo giorno, dal 1965. Vincenzo Argento è uno degli ultimi maestri pupari rimasti a Palermo. Porta avanti una tradizione di famiglia che sopravvive e dona arte a tutta la città dal 1893. Il signor Argento oggi ci racconta la sua storia dall'interno del suo piccolo laboratorio. Signor Argento, buongiorno. Buongiorno. Ci presenta un po' il suo laboratorio e le sue maestranze. Io sono Vincenzo Argento, sono della terza generazione della mia famiglia, dove porto ancora questa lavorazione di marionette e spettacoli assieme con i miei figli. Io sono qua da 65 in questo negozio laboratorio, dove faccio ancora, costruisco delle marionette da souvenir, da teatro. Signor Argento, lei mi diceva che lei è qui dal 65. Però in realtà sto posto è aperto da? Mio nonno iniziò nel 1893, che a sua volta lui aveva 20 anni, perché lui è del 73. Mio nonno si è visto tutto questo spettacolo fino a 20 anni. Quando poi cominciò a imparare qualcosa, salì sul palcoscenico, man mano che diventava grande, imparò a recitare, imparò a farsi qualche cosa, a 20 anni decise e cominciò a costruirsi il suo teatro, di cui nel 1893 aprì per prima volta il suo teatro, dando questi spettacoli a Borgo Vecchio, in via Collegio e a via Archimede. E così poi, mettendo famiglia, fu l'unico dei miei figli, dei suoi figli, che sarebbe mio padre, ad aiutarlo, e poi lasciò tutto a lui. E continuava così a Costoscina a fare questi spettacoli, sempre al Borgo Vecchio. Io sono cresciuto con mio padre aiutandolo, poi cominciai a 12 anni a manovrarli e cominciai pure a 12 anni a dare, diciamo così, questa costruzione. Quindi praticamente io sono 70 anni che costruisco queste marionette. Signor Argento, il suo laboratorio è pieno di pupi, paladini, aureavolo, c'è di tutto, ma in tutti questi anni di attività lei avrà avuto un preferito? C'è un paladino preferito, un pupo suo preferito, quello che ha fatto di più? Per me sono tutti preferiti. Tutti i vari personaggi che io costruisco sono fatti tutti con tanto amore a farli bene, quindi praticamente per me non c'è una preferenza di un pupo all'altro. Le nostre marionette camminano senza fili, combattono, si possono inginocchiare e fanno tutti i movimenti più che naturali. Signor Argento, in tutti questi anni di attività sicuramente avrà maturato un ricordo
che tiene più a cuore rispetto agli altri? Qual è il suo ricordo più bello? Di avere la soddisfazione di aprire il mio teatro. Quello fu un giorno bellissimo, dietro che le nostre autorità, ripeto, non mi hanno aiutato, ma quel giorno è stato speciale perché invitai un dei professori di lettere veramente che sono appassionati, che ora questo signore non esiste più con noi, e quindi praticamente quella giornata fu soddisfacente di avere la sala piena e dare il mio primo spettacolo al pubblico. Quello è indimenticabile. Mi diceva poco fa che questo è un mestiere che si va perdendo piano piano, forse lei è rimasto l'ultimo, uno degli ultimi. Qual è la sua speranza per il futuro? Cosa ci vuole per riavviare questa tradizione che si sta perdendo? È un po' difficile questa domanda, perché quello che è avviare questo mestiere praticamente è da aprire una scuola, ma questa scuola praticamente non si può aprire perché ci sono tante di quelle difficoltà. Da aprire una scuola e imparare molti ragazzi. Quello che possono imparare i miei figli lo imparano fin quanto loro possono, ma sono lavori, diciamo, molto difficili, perché creare tutti questi personaggi, dare questi mestieri che sono qui, il taglio delle lamiere, la sagomazione con dei martelli, i martelli che si devono usare per sagomare tutti questi 70 pezzi, arabescare, lavorare il legno, dare la pittura. Io mi dedico pure anche alla pittura dei cartelloni, a scrivermi i testi degli spettacoli, leggendo i libri. Faccio di tutto. Fin quanto sono qui ancora in buona salute, creo ancora queste cose. Signor Argento, io la ringrazio tantissimo, non solo per il tempo che mi ha dedicato, ma anche per quello che ha fatto nei vari anni di attività e quelli che farà ancora negli anni a seguire. È un esempio lei, signor Argento. Io sono, ripeto, 70 anni che faccio questo lavoro, non mi sono ancora stancato. Con tutto questo caldo sono sempre qua dentro. Si vede anche dalle nostre magliette. Ora io sono riparato, ma lei, insomma, è ben provato. Grazie, buona continuazione. Grazie, grazie a lei.